meglio la macchina. Così ecco fatto. Partito? Ringraziamo molto la signora Tedesco in diretta televisiva per questo intervento ingegneristico volto a, diciamo così, ad avviare il nostro Cinecittà. Vi ringraziamo molto della vostra presenza e naturalmente, essendo oggi l'ultima lezione prima di Pesach, auguro a tutti un Pesach Kasher e Sameach, che sia una festa allegra e serena soprattutto, e ogni bene veramente a tutti quanti, a quanti festeggiano con noi, a quanti si apprestano ad andare a festeggiare in altre città e a quanti invece da altre città verranno a festeggiare con noi. Continuiamo il nostro discorso iniziato la scorsa settimana a proposito della vendita del Chametz. Abbiamo preso, mi ricordo, l'argomento abbastanza alla lontana, non dico da Bereshit, Bara Elohim, ma quasi, introducendo quelli che sono i divieti del Chametz secondo la Torah. In sostanza il Chametz non è proibito solo mangiarlo, ma anche tranne qualsiasi forma di godimento, e anche possederlo, tenerlo nella nostra proprietà, che lo vediamo o che non lo vediamo. Quindi, se io ho una villa alle Hawaii, nella quale ho del Chametz, anche se non intendo andarci per Pesach, devo alienare questo Chametz. Questa è la sostanza del discorso. Come avviene l'eliminazione del Chametz? L'eliminazione del Chametz, secondo la Torah, avviene rinunciando mentalmente alla proprietà. È sufficiente. Ma i nostri Chachamim si sono preoccupati del fatto che così facendo o rischiamo di non annullare il Chametz di tutto cuore, e quindi nel momento in cui dovessimo comunque imbatterci in esso durante Pesach gli ridiamo di nuovo importanza, facciamo finta che la dichiarazione di annullamento non sia mai stata recitata e torna in nostra proprietà, oppure addirittura, anche senza pensare a tanto, pur convalidando mentalmente la rinuncia che abbiamo fatto, sopra pensiero possiamo metterlo in bocca. Per evitare tutto questo, i Chachamim hanno stabilito che oltre all'annullamento mentale del Chametz dovessimo anche eliminarlo fisicamente. Bisogna in sostanza fare tutte e due cose e al bittul associare le altre due bet, la bedikà, cioè la verifica, il controllo del Chametz, e il biur, la sua eliminazione fisica, che normalmente avviene bruciando il Chametz. Lo eliminiamo effettivamente fisicamente. Se lo spargessimo al vento, da qualche parte continuerebbe a trovarsi. Invece bruciandolo lo eliminiamo completamente. Il passo successivo riguarda però coloro che hanno dei quantitativi di Chametz ingenti che non possono permettersi di eliminarlo fisicamente. Il caso è già stato posto in epoca molto antica nella Tosefta, che raccoglie le fonti dell'epoca della Mishnah che non sono state incluse dal Rabbi Udana sì nella Mishnah, ma che comunque detengono una certa autorità, dove si racconta di un ebreo e un non ebreo che viaggiano insieme per nave. L'ebreo ha con sé del Chametz, che evidentemente non può eliminare, non può buttare in acqua o bruciare, perché altrimenti, prolungandosi questo viaggio ben oltre Pesach, non avrebbe poi da mangiare dopo Pesach. La Tosefta gli consente di venderlo al non ebreo per una cifra simbolica, oppure di fargliene completamente dono, anche se sa benissimo che una volta finita Pesach, loro sono sempre sulla nave, il non ebreo glielo restituirà. Questa è la fonte più antica della vendita del Chametz. Ma quando risale più o meno? La Tosefta risale al... sono fonti fra il secondo e il terzo secolo dell'era volgare, quindi sono fonti, diciamo così, estremamente antiche, ma riflettono anche un ragionamento logico. È chiaro che la Tosefta fa un esempio legato ad una situazione che non può essere gestita altrimenti.
è il caso in cui l'ebreo non può disfarsi fisicamente del chametz, non può bruciarlo, non può distruggerlo, per cui deve trovare un'altra situazione, altrimenti non avrà più da mangiare per il resto del viaggio dopo Pesach. Presumiamo che si sia portato con sé le mazzot per la festa, ma che cosa farà una volta che Pesach finisce e il viaggio continua e non arriva ad un porto? Evidentemente deve porsi questo problema. Similmente, questa stessa linea è stata adottata in epoca, diciamo così, non in epoca, in una situazione più da terraferma, se vogliamo, per quegli ebrei che non possono distruggere il loro chametz per altri motivi, per esempio perché posseggono un pastificio. Senza andare molto lontano da qui, il titolare di un ristorante come Aleph, che hanno magari delle scorte di pasta o di farinacei ingenti, chiaramente non calcolate su Pesach, cosa devono fare? Devono tutti gli anni smantellare tutto? Evidentemente la cosa non è possibile, non è fattibile. Ecco che la facoltà di vendere il chametz, alienandone la proprietà come alternativa alla sua eliminazione, è una, come si dice, diventa una opzione realistica. La domanda è fino a che punto questa opzione può essere estesa a persone o a famiglie molto limitate che potrebbero con un minimo sforzo liberarsi di tutto il chametz, per consumare tutto il chametz prima di Pesach e fare poi dopo Pesach un minimo sforzo per ricomperarlo, e invece preferiscono anche queste, diciamo così, un po' più adagiarsi sulla opzione della vendita e quindi non porsi il problema del consumo o dell'eliminazione del chametz, anche se in questi casi, essendo dei, come si dice, un menage molto limitato, diverso da quello di un'industria o di un ristorante, potrebbero, diciamo così, fare questo sforzo. Questa è un po' la problematica. Ci siamo, su questo naturalmente torneremo, ci siamo poi soffermati la volta scorsa sulle condizioni della vendita, come deve avvenire effettivamente questa vendita, e abbiamo visto che non è neppure richiesto la consegna fisica del chametz al non ebreo. Certo, se questa avvenisse, come probabilmente sarà avvenuto sulla nave all'epoca della Tosefta, certamente è meglio. Però, tornando alla logica del pastificio o del ristorante, come è difficile per questi enti liberarsi del chametz, è anche difficile trasportare il chametz in un altro luogo, nella fattispecie nell'abitazione del non ebreo. Neppure questo è richiesto, a condizione che si adotti un certo tipo di transazione che secondo la halakha si perfeziona anche senza il trasferimento fisico del chametz. E questo può essere fatto in due modi, uno dei quali è ben presente a chi mi ha delegato per la vendita del chametz. Se si vende il chametz, che è un bene mobile, insieme al bene immobile, al terreno, al suolo che lo ospita, anche sotto forma di affitto, è un kinyan agav, per cui come il bene immobile non può essere trasferito fisicamente per sua natura, la halakha prevede che in questo caso anche i beni mobili che si trovano lì e vengono venduti insieme ad esso seguono la stessa regola. Ed in effetti una delle clausole della vendita del chametz che noi inseriamo è non solo la vendita delle derrate, ma anche l'affitto del posto in cui sono state riposte. Questo tipo di transazione consente il suo perfezionamento senza il trasferimento fisico del chametz. L'altra possibilità è quella di fare il kinyan sudar. Il kinyan sudar è una sorta di baratto simbolico. Io acquisto il tuo chametz
e ti faccio sollevare di solito per tre volte un mio indumento o un mio oggetto di mia proprietà, ed è come se io ti cedessi questo oggetto in cambio del chametz che tu mi dai. È probabilmente quello che anticamente si chiamava un baratto, e in ebraico si chiama kinyan sudar, cioè acquisto fatto attraverso un panno, così veniva fatto originariamente. Anzi, ne abbiamo una prova nel libro di Ruth, dove un certo tipo di acquisizione viene fatta attraverso il cedimento di una scarpa, in quel caso. Da lì prende origine l'istituzione del kinyan sudar, che ancora noi oggi facciamo. Quando chiunque di voi viene a delegarmi per la vendita del chametz, questo significa che viene a vendere a me il suo chametz perché io poi lo venda al non ebreo, cosa faccio? Gli porgo la cintura delle chiavi, la cravatta, il fazzoletto, quello che è, a modo di kinyan sudar, e questa persona non ha nessuna necessità di portarmi il chametz che ha in casa, può rimanere chiuso dov'è, e il chametz viene venduto in questo, viene venduto in questo modo, d'accordo? Come funziona il discorso del riacquisto del chametz dopo Pesach? Lì c'è la preoccupazione di dare un valore legale a questo atto, che non sia una pura e semplice formalità, e soprattutto che il passaggio di proprietà dall'ebreo al non ebreo sia completato prima di Pesach, anche se so che poi me lo restituirà, dicevamo. Come si fa? Dal punto di vista economico si chiede un anticipo simbolico di quello che sarà il valore di tutta quanta la merce, con facoltà da parte sua di saldare la cifra successivamente, e di solito si fissa come data subito dopo Pesach. Però bisogna stare attenti a non menzionare nel contratto una condizione di questo genere, perché se si dice te lo vendo a condizione che tu poi me lo restituisca, evidentemente la vendita è fallata fin da subito. La formula migliore è includere non specificare alcuna condizione di questo genere, e includere invece una frase: qualora intenda vendere a terzi tutte o parte delle derrate suddette, ognuno di essi potrà passare attraverso la casa per raggiungere il posto suddetto e lo potrà pagare successivamente. Questi terzi possiamo essere anche noi stessi, che diventiamo clienti del nostro cliente dopo Pesach. Tutto questo per evitare evidentemente che siano stipulate delle condizioni sulla vendita originaria, che è quella che ci interessa prima di Pesach, a ciò che il chametz non resti nella nostra proprietà. Come vedete, c'è tutta una serie di, come si dice, diciamolo pure, di gabole, evidentemente, per far quadrare il cerchio, il che fa pensare, e fa pensare a molti poschim, che questa prassi sia da usare con grande parsimonia, da non farne, diciamo così, un uso eccessivo, ma soltanto in quei casi in cui effettivamente non se ne può fare a meno. La Torah ci chiede di eliminare il chametz, vuol dire di consumarlo tutto. Nell'articolo che ho scritto sul notiziario, se avete delle confezioni chiuse di pasta che vi sono avanzate, piuttosto datele ai poveri della parrocchia, nel vero senso della parola, cioè ai non ebrei, che in questo periodo di crisi non hanno da mangiare, e in questo modo avrete fatto Kiddush Hashem, piuttosto che inserire del chametz vero in questo contratto. Però nello stesso tempo vi dico che se non avete questa possibilità e avete dei quanti quantitativi di chametz, e c'è senza dubbio molto meglio fare la vendita che non dire beh, preferisco tenermelo nella mia proprietà, piuttosto che adire a questo tipo di vendita, perché in questo caso sicuramente trasgredite la norma della Torah. Non so se sono stato chiaro. La norma parla proprio di possesso o solo di utilità? Di uso? No. La norma parla di tutte e due le cose. Non
non si troverà presso di te. Non si troverà presso di te, non si vedrà presso di te e non verrà mangiato, nel senso che non se ne farà alcun utilizzo. È tutto proibito col chametz, anche tenerlo nella propria proprietà senza utilizzarlo e senza vederlo, l'esempio della villa delle Hawaii che facevo prima. Uno può dire, beh, a migliaia di chilometri di distanza, non importa, la trasgressione c'è, evidentemente, anche se non lo vedo e anche se non lo utilizzo, per il fatto che comunque è giuridicamente nella mia proprietà. E quindi, senz'altro, la vendita è il male minore. Su questo adesso ci arriviamo. Si può anche delegare altre persone per la vendita del chametz, e questo può avere un valore proprio per i dettagli alachici molto serrati che questa vendita ha, per cui l'uso in tutte le comunità è di delegare il rabbino. Questo significa che bisogna fare un atto come il Kinyan Sudar di cui parlavo prima, affinché il rabbino entri in possesso giuridico del vostro chametz per poterlo poi gestire, chiaramente. Guardate cosa dice lo Shulchan Aruch a questo proposito. Siamo a metà della seconda facciata, la delega per la vendita del chametz. Lo Shulchan Aruch dice, parte da una situazione ancora diversa. Un ebreo che abbia in deposito del chametz di un altro ebreo lo terrà fino alla quinta ora della vigilia di Pesach, dopodiché che cosa succede? Il chametz appartenente agli ebrei diviene proibito. Abbiamo anche studiato che Kadosh Baruch Hu ce lo confisca, non possiamo più farne niente. E quindi, se si tratta del nostro chametz, certamente dovremmo aver cura di averlo eliminato o venduto entro quell'ora. Cosa succede se abbiamo del chametz che ci è stato affidato da un altro ebreo? Se il padrone non si presenta entro quell'ora, abbiamo il diritto e il dovere di venderlo ad un non ebreo, anche se non abbiamo l'autorizzazione dei proprietari. Pensate un po', per quale motivo? Adesso lo vedremo, è il din di Arevut. Con Israele Arevim Zebase, gli ebrei sono garanti l'uno per l'altro, e in questo modo io salvo l'altra persona dalla trasgressione, anche se non ho il suo consenso formale. Partiamo dal presupposto, in questi casi, che, e questo è un concetto importante, nella tradizione nostra, Zachin le Adam shelo befanav, la halakha ci consente di agire a beneficio di un'altra persona, anche a sua insaputa. Una volta che siamo sicuri che questa persona, una volta interpellata, ci darà il suo consenso. È chiaro che in questo caso si presume che nessuna persona, nessuno è felice di trasgredire. Possiamo presumere che questa persona si sia dimenticata del suo chametz in mano nostra, e quindi noi abbiamo automaticamente il diritto di venderlo, anche se non siamo in grado di interpellare questa persona. Se siamo in grado di interpellare, è molto meglio fare una telefonata. Ma ci sono dei casi in cui non siamo in grado di farlo. Se non lo vende, dice lo Shulchan Aruch, deve eliminarlo prima del momento in cui diviene proibito, persino se era esente da responsabilità su di esso. Bisogna fugare evidentemente ogni dubbio in proposito. La Mishnah Berurah commenta, e anche se non aveva mai accettato formalmente di custodirlo, semplicemente quest'altro signore me lo ha appioppato, sebbene il custode non commetta alcuna trasgressione se lo conservasse perché il chametz non è suo, ciò non di meno deve evitare la trasgressione al proprietario, come dicevamo, in base al principio per cui tutti gli ebrei sono garanti l'uno per l'altro. Quello che Iona ce l'ha in testa, sì. Pensate un po' che roba. Io sono anche responsabile di evitare la trasgressione di un altro ebreo, anche se questa persona non è consapevole della situazione. Il Gaon di Vilna sostiene anzi che il custode è obbligato ad eliminarlo per disposizione della Torah, anche se il chametz non è suo, dal momento che è in casa sua ed appartiene ad un altro ebreo, e così la pensa il Nodav Yehuda. Se sussiste l'istituto della delega anche nei confronti del chametz di
una persona che non mi ha istruito a venderlo, tanto più la delega sarà valida da parte di una persona che mi istruisce a vendere il suo chametz. È chiaro? Guardate a questo proposito però cosa scrive il Rav Chaim David Halevi di Tel Aviv nel Mekor Chaim HaShalem. Intanto qui abbiamo imparato il concetto di Arevut, è un concetto fondamentale. Adesso, facendo astrazione dal, diciamo, dal casus belli della Mechirat Chametz di cui ci occupiamo, è un concetto estremamente importante, cioè ognuno è responsabile per l'altro e quindi io sono autorizzato ad agire per salvare un'altra persona richiamo dalla trasgressione dopo, anche se lui... Pronto, richiamo dopo. Tornando al casus belli della Mechirat Chametz, il Rav Chaim David Halevi di Tel Aviv scrive che la delega è addirittura necessaria nel caso della vendita del chametz, perché non tutti sono esperti di tutti i cavilli legali che sono necessari qui. Dato che non tutti sono esperti in questo genere di transazioni, è necessario che chiunque possieda del chametz e non abbia la possibilità di liberarsene prima di Pesach predisponga la vendita a non ebrei tramite il rabbinato locale. E questo in tutte le comunità, il rabbino della comunità si incarica nei giorni precedenti a Pesach di garantire questo servizio, chiamiamolo così. Aggiunge però il Rav Chaim David Halevi: per la verità non si può nascondere che molti grandi decisori delle ultime generazioni hanno dubitato di tutta quanta questa procedura di vendita. Ricordo, scrive lui di se stesso, quando era giudice al tribunale rabbinico sefardita di Gerusalemme, prima di diventare rabbino capo sefardita di Tel Aviv. Richiamo dopo. Forse è meglio chiudere il telefono. Chiedo scusa io. Ricordo che al tribunale sefardita di Jerusalem si usava redigere liste precise comprendenti il nome del venditore, il suo indirizzo esatto, l'ubicazione dettagliata del chametz e le sue tipologie, il quantitativo e il valore, le chiavi del ripostiglio o dell'armadio in cui il chametz è collocato. Molti di questi dettagli li abbiamo studiati nelle fonti la scorsa settimana e le trovate comunque nelle fonti che precedono qui nel foglio. Così facciamo effettivamente anche noi, e cioè per dare, diciamo, una solidità a questa vendita non ci limitiamo a fare il Kinyan Sudar e a dire sì, il signor Tal dei Tali mi ha delegato, ma vogliamo effettivamente anche un testo scritto e firmato in cui nome e cognome, io sottoscritto, delego il rabbino, eccetera, eccetera, vende il mio chametz in previsione di Pesach 5774 quest'anno. Il mio chametz consiste in, qui bisogna perlomeno spiegare anche nei confronti dell'acquirente non ebreo di che cosa si tratta. In genere noi richiediamo l'indirizzo preciso, compreso il piano dell'abitazione e anche il luogo preciso dove in genere la signora di casa chiude queste, come si dice, queste derate, anche la casa di campagna, anche la casa in Israele e via dicendo. E poi chiediamo anche attraverso chi il chametz è reperibile in loco dove il chametz si trova. Chi mi vuol dare la chiave la custodisco volentieri, non obblighiamo a farlo, abbiamo visto che c'è questa possibilità nella, come si dice, nello Shulchan Aruch. In questo modo noi diamo un, come si dice, effettivamente una sostanza alla vendita. Scrive ancora il Rav Chaim David Halevi: tutte queste liste venivano allegate al contratto di vendita, e così facciamo ancora noi oggi, e consegnate all'acquirente, cioè al non ebreo. E poi aggiunge: è un peccato che oggi non si ponga più altrettanta attenzione a tutto ciò per il bene della vendita e degli stessi venditori. E alla fine aggiunge un'altra frase che qui non ho tradotto, e scrive: io mi sono limitato, non ho scritto tutto quello che avrei voluto scrivere, e chi vuol capire capisca.
una frase di questo genere, come dire, certo, i poskim non sono del tutto soddisfatti da questo tipo di transazione, però è il male minore, cioè dobbiamo evitare che anche persone che magari più distratte non hanno consumato o eliminato tutto il loro chametz e gli secca doverlo buttare via, che abbiano la possibilità comunque di osservare Pesach come si deve e quindi togliere il chametz dalla loro proprietà. È chiaro? Quindi, come vedete, è una prassi che ha i suoi vantaggi e nello stesso tempo ha i suoi limiti, evidentemente. Prima di arrivare a delle conclusioni su questo argomento, volevo sottoporvi altri quattro casi tratti dalla letteratura rabbinica contemporanea su questo argomento e che trovate nella terza facciata. Il primo caso è un caso abbastanza comune. È lecito vendere il chametz altrui all'insaputa dei proprietari? Come? Qual è il problema? Prima l'abbiamo studiato in modo generale. Il caso qui è molto semplice. Io so che dovrò andare dopo Pesach a mangiare da persone sulla cui puntualità nell'eliminazione del chametz ho qualche dubbio. E non voglio trovarmi nella condizione di mangiare del chametz dopo Pesach che abbia trascorso Pesach in mano di un ebreo. Questo è un caso. Un caso più bonario di questo è: ma guarda, il signor XY tutti gli anni mi ha venduto il suo chametz, quest'anno non si è presentato. Posso fargli io il piacere di vendergli il chametz anche se lui non lo sa? Sono convinto che si è dimenticato o che non ha potuto. Prima abbiamo parlato di chametz che è già in casa mia e della quale io per forza mi devo liberare. Il caso dello Shulchan Aruch che abbiamo a proposito della Revut di cui parliamo prima. Vale lo stesso principio anche in casi in cui il chametz non è in mano mia e io e il mio atteggiamento potrebbe essere interpretato decisamente come un'ingerenza indebita, perché mentre prima studiavamo il caso in cui il chametz è nelle mie mani e io lo devo gestire, qui si tratta di chametz che non ho nessun obbligo di gestire perché non è nelle mie mani, posso io arrogarmi il diritto di fare una cosa di questo genere? Guardate cosa scrive a questo proposito il Kaf HaChaim di Baghdad nel suo commento del Shulchan Aruch. In una città in cui il rabbino ha sempre l'abitudine di includere nel contratto di vendita anche il chametz di persone che non glielo hanno chiesto o se ne sono dimenticate, partiamo dal presupposto che egli faccia loro un favore e ne siano contente. Ritorna il concetto di Arevut di cui parlavamo prima, giusto? Avete presente? Tuttavia, scrive, la vendita effettuata dal rabbino è nulla perché richiede la consapevolezza del delegante e qui non c'è. Ripeto, questo è un caso un po' diverso da quello che abbiamo visto prima, perché prima si trattava del caso in cui io avevo questo chametz in deposito in casa mia e lo devo eliminare, non ho scelta. Ma qui il caso è diverso, qui si tratta di chametz che non è in mano mia, sul quale io non ho nessuna responsabilità di nessun tipo. Posso io ingerirmi? Dice il Kaf HaChaim, no. Tzarich da'ato shela makne. Ci vuole la consapevolezza del venditore, del delegante. E qui non c'è. I proprietari, infatti, dice, possono negare l'assenso o decidere di vendere il proprio chametz ad altri. Cosa ne so io che questo signore non si è presentato? Perché ha preferito andare dal rabbino del Betacaresi di Via Goito. Ho io il diritto di inserirmi? A questo punto ottengo l'effetto opposto. È evidente che la stessa merce non può essere venduta contemporaneamente a due persone diverse e quindi rischio di invalidare la vendita nel momento stesso in cui esprimo la mia miglior volontà in proposito di agevolarlo. Dimmi. Ma
La vendita, beh, per comodità si fa con il vino della propria comunità, della propria città, ma io posso, ad esempio, veramente decidere di andare da un rabbino di Milano piuttosto che di Roma. Certo, certo. Aggiungo di più, questo non c'entra, uno si rivolge al rabbino che desidera. Ci sono anche persone che si rivolgono a più rabbini anche. Mettiamola così. Cita però, il Kafahaim cita, attenzione, il Peritoar, il quale replica che qui però si applica una regola diversa. Il caso, qui dice, è affine a chi acquista sub condizione che i proprietari siano consenzienti. Quindi il Peritoar mette, diciamo, il risvolto giuridico di tutta la faccenda in modo diverso, lo fa rientrare in un tipo di vendita differente, che è ammesso dall'Alaha, la Mechira al Tenai, io posso vendere, e poi interpello i proprietari per sentire se sono d'accordo con quello che ho fatto, partendo dal presupposto che potrebbero anche non esserlo. Se pertanto danno il loro senso, sia pure a posteriori, la vendita è valida. Se non la danno? Se non la danno, però rischiano di perderci loro. Perché se non la danno, a meno che non abbiano effettivamente venduto il chametz ad un altro rabbino, ad un altro non ebreo, si trovano con il chametz sul gozzo. E quindi tutto sommato possiamo presumere che la diano. Cioè dovrebbe esserci una posizione proprio di principio, anti, ecco. Ma se hanno un minimo di sensibilità verso questo argomento, apprezzeranno il fatto che si è, diciamo così. Mentre invece se l'hanno già venduta ad altri, si annulla la vendita. Si annulla la seconda vendita, quale che sia, è chiaramente nulla e si convalida la prima. Quindi si può procedere effettivamente in questo modo. E mi capita tutti gli anni di aggiungere dei nominativi di persone che ritengo che, per 5.000 ragioni, che sia opportuno, presumendo che si siano dimenticati, effettivamente, perché so che hanno l'abitudine di farlo e magari quest'anno non sono venuti. Se poi nel frattempo hanno venduto il chametz ad altri, prima che io, a questo punto la seconda vendita viene annullata, ma la prima rimane valida in ogni caso. Lo scopo è comunque quello di evitare la trasgressione, questo non c'è dubbio. Secondo caso, come effettua la vendita del chametz chi possiede un panificio in comproprietà con un non ebreo? Anche questa è una cosa interessante. E la halakha che studiamo qui, la responsabile Maria Basak del Kolel Eretz Chemda, ha una risposta ad un quesito proveniente da Kinshasa, dal rabbinato di Kinshasa nello Zaire, pensate un po'. Evidentemente sì. C'era una comunità molto grande. Vi posso raccontare che soprattutto lo Chiocci. Che qualche anno fa, posso anche raccontarlo, in diretta televisiva non c'è problema. È mancato un nostro correligionario a Mombasa in Nigeria. Durante l'inverno, una persona, diciamo così, che aveva la possibilità di trascorrere l'inverno in quei climi. E purtroppo Kadosh Baruch Hu a un certo punto l'ha chiamato a sé mentre si trovava lì. Anna è testimone. Abbiamo telefonato alla comunità ebraica di Nairobi. Era in Kenya. Mombasa in Kenya, non in Nigeria. In Kenya, giusto. Abbiamo telefonato alla comunità di Nairobi, che è 400 km di distanza. Cioè, fate conto come se io telefonassi a Roma per una persona che defunge a Milano o a Bologna, per modo di dire. Perché a Mombasa non c'è una comunità, a Nairobi c'è una comunità senza rabbino, efficientissima. Si sono occupati di tutto, Tahara compresa. Mi hanno mandato il certificato della Tara, pensate un po' come funziona una comunità, credo, di israeliani, qualcosa del genere, uomini di affari, senza rabbino. Hanno organizzato tutto a Mombasa, cioè a 400 km di distanza, e presumo che i collegamenti fra Nairobi e Mombasa non prevedano il viaggio in Freccia Rossa, d'accordo? Magari poi sono ottimi, non lo so, ecco.
Però siamo riusciti nel giro di un numero di giorni incredibilmente basso a provvedere al rientro della salma con tutti i crismi dell'Alaha e a fare la sepoltura qui nel cimitero ebraico di Torino, nel giro di 3 o 4 giorni al massimo. Per cui ci sono delle realtà ebraiche nel cosiddetto terzo mondo che attendono solo di essere esplorate, effettivamente, speriamo non per fatti di questo genere, chiaramente. Il come si dice? Questo per parlare dell'Africa. La Halakha viene qui stabilita in analogia con un altro problema, quello di due soci che hanno un negozio, un ebreo e un non ebreo, che per determinate ragioni vogliono che non possono chiudere il negozio di Shabbat. In questo caso il divieto non è quello di vendere, ma quello di possedere, di tenere aperto il negozio, di possedere il panificio con tutto il chametz che contiene durante Pesach. Qual è la halakha? I soci devono ripartirsi ex novo la proprietà del panificio per le prossime 2 settimane, cioè quelle che includono la festa di Pesach. Presumiamo che il responso sia stato dato pochi giorni prima. L'ebreo deve proporre al socio non ebreo di prendersi tutta la parte che spetterebbe all'ebreo per i giorni di Pesach e poi riprendersi tutto il panificio per un numero di giorni corrispondente dopo Pesach. Certo. Però attenzione, qual è la clausola? Per tutta la durata della festa l'ebreo ha il divieto di intervenire nell'attività del panificio, non deve farsi vedere e neanche occuparsi indirettamente, e non può fare calcoli su eventuali guadagni e perdite rispetto al periodo in cui dopo Pesach il panificio sarà interamente suo. Quindi lo scambio deve essere fatto sulla base dei giorni, però rinunciando a un calcolo preventivo relativo alla convenienza. Deve prendere a scatola chiusa il suo periodo, anche se sa che il periodo di Pesach renderà al socio non ebreo per qualche ragione di più. È chiaro? Prego, forse abbiamo fatto tardi. Sì, sì. Che ore sono? 7:30. Posso concludere? Perché 5 minuti e concludiamo. Però, aspetta, abbiamo Minyan qui? Sì, sì, sì. Però forse se c'è Ariel fuori? No, c'è, sì, c'è. Ma se... professor Iona, ci concede 5 minuti? C'è Minyan lo stesso. Allora finiamo qui, benissimo, grazie comunque. Come effettua la vendita del Hametz una casa di riposo che ha appaltato l'attività di approvvigionamento del cibo ad una cooperativa non ebraica? Responsable Marea Basak, volume 7, numero 43, a pagina 53. Il responso è destinato dove? A Torino, Italia. La domanda l'ho fatta io. Nel 2009, quando la comunità decise di appaltare la cucina della casa di riposo ad una cooperativa non ebraica che possiede il cibo, ovviamente secondo le regole della Kashrut, però il cibo è di proprietà della cooperativa. Qual è l'elemento discriminante qui? Non più la proprietà, perché la proprietà è comunque del non ebreo, l'eventuale assunzione di responsabilità in caso di danno qualora il chametz rimanga in loco, come effettivamente succede. La soluzione migliore, mi hanno scritto, è effettuare la vendita del chametz come di consueto, specificando che per i giorni di Pesach il non ebreo si assume tutta la responsabilità per eventuali danni al chametz conseguenti a furto, smarrimento o simili. Qui l'elemento discriminante è lo scaricamento di responsabilità. Come? Non ho capito, perché lo vendono? Per eliminare, la domanda è corretta, tutto sommato è suo. Però abbiamo visto prima, nello Shulchan Aruch che abbiamo studiato, che alcuni si pongono il problema per il fatto che il Hametz è comunque nella mia proprietà, anche se è suo. In questo caso la discriminante è l'eliminazione di ogni responsabilità. Cioè, se nel contratto di affitto alla cooperativa originariamente non fosse stata specificata una clausola sulla responsabilità in caso di danni al cibo, qui io la specifico.
e in questo modo elimino qualsiasi mio legame con questo chametz potesse sussistere in passato. Non so se sono stato chiaro. E poi non sono degli inquilini che hanno un diritto di uso della casa affittata. Certo. Loro fanno un servizio per, fanno un servizio per noi. Alto, per cui... Fanno un servizio per noi. Il chametz è loro, nel senso che loro vanno a fare la spesa con i loro soldi, sì, e poi in qualche forma la comunità li rimborsa. Però il chametz di fatto lo comprano per noi. Quindi c'è il chametz in casa. Nostra, in casa nostra, nel senso che non sono nemmeno degli inquilini, esattamente, che abitano lì. Quindi in questo caso bisogna dichiarare che la responsabilità è interamente loro, qualsiasi cosa succeda al Hametz in questi giorni. Ultima domanda, deve essere brevi: è valida la delega per la vendita se effettuata via internet? E su questo ho una risposta non firmata pubblicata su un giornale, chiamiamolo così, che fino a pochi mesi fa ricevevo periodicamente da, come si dice, dalla Rabbinical Center of Europe, che è un'organizzazione parallela alla Conference of European Rabbis, di cui facciamo parte noi, e che ha, diciamo così, un'impostazione più Haredi, è gestita in gran parte dai Chabad, ha la sua sede a Bruxelles, e pubblicava questo giornale con degli articoli di Halakha molto seri, effettivamente. È strano che non sia firmato questo responso. La rivista si chiama Kesher, che è la sigla di Kol Shofar Rabbanei Europa, va bene? Platform for European Rabbis to Research Jewish Law, e scrive questo anonimo collega: la delega per la vendita del Hametz si intende valida quando si dice al rabbino: ecco, io ti nomino delegato affinché tu venda il mio Hametz, e gli si comunicano tutti i dati necessari per la vendita, il proprio nome, indirizzo, collocazione del Hametz, come abbiamo già studiato. Oggi che tutti effettuano compravendite via internet, vi sono siti che richiedono in aggiunta altri particolari, come il numero di carta d'identità e l'indirizzo di posta elettronica. Ciò è considerata oggi una forma sufficiente di identificazione e di tutela. Non fa differenza se la delega viene comunicata al rabbino a voce, per telefono o riempiendo un modulo via internet, secondo la sua opinione. Una volta forniti tutti i particolari necessari, la vendita è assolutamente valida come se fosse stata eseguita di persona direttamente. Sebbene in quest'ultimo caso si proceda anche al Kinyan Sudar, cosa che non è fattibile via internet, lo scambio del baratto del panno, una volta che scrivi nel modulo tutti i dati personali come si usa fare oggi in tanti casi ogni giorno, la delega scritta così compilata è sufficiente anche secondo l'Halakha. Inoltre, la delega via internet ha un vantaggio enorme. Ci sono infatti molte persone che si definiscono tradizionaliste e che non sempre riescono a vedere il rabbino di giorno feriale prima di Pesach. E non dubito che la formula della vendita via internet, se adeguatamente pubblicizzata, possa attirare molti che altrimenti non avrebbero venduto il loro chametz a farlo. Tradotto male, possano attirare a vendere il Hametz molti che altrimenti non l'avrebbero fatto. Forse andava meglio tradotto così. Il senso comunque mi sembra effettivamente chiaro. Quali sono però i punti qui? Questo signore ritiene che oggi la vendita via internet sia un fatto acquisito, e che quindi la stessa cosa si possa fare anche a proposito del Hametz. Supera il problema della consegna dei dati dicendo: aggiungiamo il numero di carta d'identità e l'indirizzo di posta elettronica. Il secondo argomento è: il Kinyan Sudar è uno dei tanti Kinyan impossibili. Il Kinyan Shatar, cioè attraverso un documento scritto, è altrettanto valido per molti aspetti, e questo può essere fatto anche attraverso un modulo compilato via internet.
Il terzo punto è facilitare quelle persone che non hanno vicinanza o dimestichezza con i rabbini e non hanno magari la possibilità di recarsi in comunità. Queste sono le sue tre argomentazioni. Noi non abbiamo inserito questo tipo di vendita nel nostro prontuario di Pesach fra le istruzioni. Non metto in discussione che in casi estremi si possa ricorrere a questo tipo di vendita. Se uno si trova all'ultimo momento dicendo mi sono dimenticato di andare dal rabbino, posso mandarti un'email, è chiaro che non gli dico di no. E che una volta che ricevo l'email la includo nella modulistica. Però ho tre risposte da dare a questo rabbino, per cui preferisco il contatto personale. Forse sono ancora uno della vecchia generazione, non faccio acquisti via internet, potrebbe essere un mio difetto questo. Però rispondo a tutti e tre i punti. L'email potrebbe anche non arrivare ad insaputa di chi l'ha mandata, che è convinto di averlo mandato e in realtà non è stata ricevuta dall'altra parte. È vero che, come fa la signorina Tedesco, manda sempre l'avviso di ricevuta, però anche in questo caso potrebbe non essere sufficiente e il rischio è di trovarsi con il chametz sul gozzo. Il secondo punto, secondo cui il Kinyan Sudar può essere accantonato, anche questo è un argomento tutto sommato non così forte. Il Kinyan Sudar ha dei vantaggi sul Kinyan Shetar e questo io ve l'ho spiegato prima. Inoltre, e lo Shulchan Aruch si raccomanda di fare tutti i kinyanim possibili immaginabili per essere sicuri che la vendita o la delega sia effettiva. Il terzo punto è il più delicato di tutti. La Mechirat Chametz, dal mio punto di vista, è un'occasione preziosa per incontrare il rabbino. Perché no? Anche soltanto per dirgli Pesach Kasher e Sameach e sentirsi augurare altrettanto, perché il rabbino possa effettivamente chiedere a questa persona come sta, lui, la sua famiglia e compagnia, è un'occasione preziosa. È vero che oggi vanno di moda queste, diciamo così, queste deleghe via cavo, però forse le chatrila, a priori, invitare la gente a incontrare il rabbino e, perché no, il rabbino a incontrare la gente, forse potrebbe essere un sistema effettivamente migliore. Riassumendo tutta la materia, come mi regolo io? Sulla questione della vendita del chametz, noi a casa nostra eliminiamo fisicamente tutto il chametz vero e non lo affidiamo alla vendita. Quindi facciamo fuori pasta, biscotti, cracker, grissini, tutto quello che è il chametz vero, dove c'è la farina di mezzo. Quei prodotti che non mangiamo durante Pesach, perché abbiamo il dubbio che possano contenere del chametz, li chiudiamo via e li vendiamo. Se anche la vendita dovesse rivelarsi qualcosa di fittizio, sappiamo di vendere qualcosa che non è vero chametz. Certo, non lo mangiamo durante Pesach, ce ne vogliamo liberare. Questo lo affidiamo alla vendita. Terzo punto, nonostante tutto preferisco ancora il contatto personale con il rabbino e quindi del rabbino con i membri della comunità e fare la delega del chametz come è stata fatta per secoli, piuttosto che ricorrere alla delega via internet, anche se, di nuovo qui dico, è meglio la delega via internet piuttosto che non fare niente. Su questo sono perfettamente d'accordo con il mio collega di Bruxelles, chiunque sia. Scusi, ma il fatto di delegare questa sera, per esempio, non significa che uno abbia già necessariamente questo è un altro punto importante. Luoghi indicati, eccetera, eccetera. Certamente. Allora, io mi impegno a non vendere il chametz prima di lunedì mattina. Ecco. C'è il tempo fino a... E quindi, se voi sapete già adesso dove lo metterete, esatto, purché poi lo mettiate effettivamente lì, sì, evidentemente, sì, certo. Allora potete darmi già i dettagli, sì, e fare il Kinyan Sudar. È ovvio che io non faccio la vendita del chametz prima di lunedì mattina, e certamente prima di lunedì mattina voi avrete sistemato le cose in casa. Questo è un altro punto importante, per cui certamente si può procedere in questo modo.
arriveremo poi fuori, diciamo in qua velocemente. E poi chi ha desiderio di vendere il camezzo sono a disposizione. Mi dispiace, abbiamo cominciato tardi la lezione per tutta la